lunga con stile di oggi, con pantaloni molto stretti o gonna lunga con spacco, come questi modelli di Alberta Ferretti. Gonne lunghe per abiti aderenti, un'immagine romantica di inizio secolo con un pizzico di Cina. Un altro capo fondamentale, questi sono di Nazareno Gabrielli, è il più motto, caldo, comodo, colorato. Ed imbottita e impunturata è anche la gonna stampata a simboli musicali. Gli abiti eleganti sono semplici, arricchiti da un pannello di volant. Ampie mantelle di camoscio da trussardi, le gonne corte e svasate o lunghe al polpaccio, strettissime. Ancora e sempre giacche per tutte le ore, le Copain le fa di linea classica e diritte, con l'alternativa di più motti con le gonnine pieghettate a mille disegni e colori. Abbiamo visto moltissimo leopardo, Blue Marine lo fa in peluche, seta e chiffon, le sue giacche sono molto decorate e piuttosto corte. Mentre da Basile sono tipici blazer o di ispirazione coloniale, corte o di linea classica, perfette. Ed ecco le tigri e i leopardi di Laura Biagiotti nei colori caldi della savana, o in tessuto o in maglia misti a disegni floreali. La maglia è un linguaggio a più voci, ecco le composizioni geometriche di Missoni, con nuovi volumi, soffici, quasi in rilievo, con nuovi accostamenti di colore che rivelano la mano dell'artista, come i disegni di ispirazione folcloristica. Questo è il nuovo classico di Mila Schön, raffinato ed essenziale, le giacche sono lunghe o molto corte, le gambe sempre vestite da calze pesanti. Le giacche fantasie si portano dalla mattina alla sera. E per la gran sera, abiti con intarsi e pieghe lineari di una semplicità costruita con arte.